Il Milan va in testa e ci rimarrà per 2 settimane perché adesso c'è una sosta. Le ha vinte tutte il Milan, tranne la sconfitta con l'Inter nel derby, grossa, robusta, però dopo le ha vinte tutte. Oggi ha segnato un gol che c'è da capire, mano, non mano, ma non, ha poca importanza. Dopo alla fine del campionato queste cose contano e non contano. Finale bellissimo, il Milan è stato pure fortunato, però è stato pure feroce. Nel momento giusto, quando la lotta si accende, il Milan c'è e c'è sempre. Ha difficoltà a segnare. Ha fatto uno 0-0 col Newcastle, ha fatto 0-0 con il Borussia Dortmund, stava facendo uno 0-0 col Genoa, quindi non ha facilità di segnare. Però l'importante, la cosa veramente importante era di portarsi a casa la pagnotta. E la pagnotta è bella succosa. È primo posto, ragazzi. È primo posto. Sto andando a guardare 16 gol fatti, 8 subiti. Tutto sommato, non è uno squadrone ammazza campionato, ma nessuno sta ammazzando il campionato perché è arrivata la Juventus, c'è il Milan, l'Inter comunque sempre lì. Aspettiamo il Napoli. Queste sono le squadre che si giocheranno lo scudetto. E al ritorno della sosta, della bellissima sosta, ci sarà Juventus Milan, dove scusate, il Milan non avrà né Maignan e né Leo. Né Teo Hernandez. Teo Hernandez che però non sta facendo molto, sta prendendo cartellini gialli a destra e a sinistra, invece Maignan è importante, ovviamente è importante, però c'è Giroud può andare in porta e fare bene. È stata una partita alla fine scoppiettante, per un certo verso era stata noiosa, noiosissima, ma verso la fine c'è stato lo zucchero. Ecco, queste sono le cose belle. Quando rimani tu a bello incollato davanti alla televisione, dici mi sto divertendo e ci siamo divertiti tutti. Ha avuto la fortuna il Milan perché quella traversa poteva essere gol, ma la fortuna aiuta. La fortuna c'è, il Milan se gli arriva se la prende. Ripeto, non è un Milan schiaccia campionato, però è un Milan che ha voglia di lottare per questo campionato. Si vede non solo la voglia, ma secondo me ha tutte le capacità. E se avete notato rispetto all'anno scorso, quest'anno c'è molta più panchina, ma molta, molta, molta più panchina. Cioè, c'è uno, entra un altro, c'è uno, entra un altro. Cioè, Pioli può far girare diversi giocatori, diverse soluzioni rispetto all'anno scorso, che non era così. L'anno scorso entravano Saelemaekers, entrava Messias. Con tutto il rispetto per questi giocatori, adesso ti entrano Pulisic, ti entra Leao, che era fuori. Cioè, sono effettivamente, diciamo, il peso, ecco, specifico del Milan è migliorato. Per quanto riguarda subito subito questo canale, lunedì faremo punto sul campionato. Domani c'è la Roma, ce la vedremo tutta, c'è anche il Napoli ovviamente da seguire. È un campionato che sta dicendo una cosa. Io faccio una piccola, non voglio fare lo spoiler del punto sul campionato, ma sta dicendo una cosa questo campionato, che c'è equilibrio. L'equilibrio è molto forte e che ci potrebbe essere, quando c'è equilibrio, ci può essere anche qualche sorpresa. Attenzione alle squadre che possono venire da dietro. Attenzione alle squadre che possono venire dietro perché noi siamo stati abituati al Napoli che ha ammazzato il campionato l'anno scorso. 2 anni fa Inter e Milan, l'Inter lo stava ammazzando dopo, vi ricordate, 7 punti di vantaggio dopo è stato diciamo, riacciuffato dal Milan, però c'era Inter e Milan e c'era il nulla. Quest'anno invece no, quest'anno sono tutte dentro. Quest'anno sono tutte assolutamente dentro, tranne la Roma e tranne la Lazio, tranne le romane, però ci sono Inter, Milan, Napoli, Juve, Atalanta, Fiorentina. Queste qua sono le squadre che potrebbero sorprendere perché quando è così un po' equilibrato si può vedere qualcosa che dopo diciamo equilibrato fino a un certo punto, perché il Milan le ha vinte tutte. Il Milan le ha vinte tutte e ne ha pareggiato una. L'Inter le ha vinto tutte, ne ha pareggiata una e ne ha perso una. Non è proprio così. Beh, nel senso, però vincono, le grandi vincono. Persino la Juventus ha solo una sconfitta. Cioè, capite? È un campionato atipico, bello. In fin dei conti, bello. Mi piacerebbe vedere partite più belle. Nel senso, la partita, la vera la partita, lo spettacolo un po' sta mancando. All'inizio campionato si segnava tantissimo, adesso si segna meno. E fateci caso, anche il Milan stesso a inizio campionato segnava tanto e si diceva che il problema era la difesa. Adesso invece la difesa regge, ma il problema è l'attacco. Secondo me la coperta troppo lunga, troppo corta, o si dà diciamo troppa importanza alla difesa, allora si fa difficoltà a segnare. Altrimenti, se si
se si attacca un po' di più è la difesa a soffrire. Questa cosa sarà. Il Milan deve trovare l'equilibrio per essere davvero completo, completissimo. Ma non è solo il Milan, anche le altre squadre. Abbiamo visto i problemi dell'Inter. Comunque abbiamo già visto anche i problemi che ha avuto la Juventus e quelli che ha avuto il Napoli. Ecco, il Napoli, se dovesse vincere, comincerebbe a prendere un filottino, ecco, di vittorie, sarebbe un po' diverso. Comunque, questo davvero, i miei 50 centesimi così per il dopo partita, ero indeciso se farlo o no. Dopo ho detto, come faccio a non fare un fine partita così particolare, così. Chi mi chiede del rigore, se qualcuno di voi mi chiede del rigore, più che del rigore, scusate, del gol di Pulisic, se è chiaro che la prendo con la mano, allora gli devono dare, diciamo, devono dire no, non è gol. Ma se non è chiaro a quelli del VAR, a questo punto tu devi dare il gol. Perché non è così che funziona, cioè è giusto così. O non è che poi dirà mi sembra che abbia preso con la mano, o è chiaro che l'ha preso con la mano, allora va bene, gli annulli il gol, altrimenti no, altrimenti no, altrimenti glielo devi dare quel gol. Se secondo me era gol, magari l'ha preso con la mano, però le immagini non aiutano e quindi c'è poco da fare. Io se fossi stato al VAR, quel gol si dà, assolutamente si dà. L'espulsione di Maignan tutta la vita, perché questo è un vizio dei portieri, che quando sono fuori l'aria il portiere diventa un giocatore normale e quindi l'entrata lì non la può fare, ma non la può fare neanche in aria, ma figurarsi fuori aria. Quindi Maignan continuava a ripetere: io che ho fatto, che ho fatto, cioè che hai fatto, tu sei fuori l'aria e diventi un giocatore normale come gli altri. E dopo, secondo me, quella, parlo per il Genoani, quella punizione che ha preso anche la traversa, l'hanno sbagliata comunque, perché là la devi tirare dal lato del portiere, non dal lato della barriera. Hanno sbagliato qualcosina, ma erano ormai gli ultimi minuti, diciamo, quelli che potevano fare. Detto questo, ragazzi, io vorrei chiedervi un parere. Sto mandando avanti dei video, scusate, dei canali. Voi sapete, a quest'ora già sono un po' stanco. Il canale di sport che è molto seguito, comincia ad essere seguito, parlo di rugby, di tennis. Ci sarà il nuoto, ci sarà l'atletica, ci saranno tante cose. Questo dico CTN Sport, tutto in descrizione. Potete trovare un canale di quiz, il quiz per te, che è quello che sto aiutando dei ragazzi, bravi ragazzi, università, ragazzi bravissimi, che vorrei aiutare. Però avevo intenzione di mettere su un nuovo canale, anche a livello internazionale, in inglese, lingua inglese. Secondo voi, quale potrebbe essere un argomento che può prendere tutti? La fascia di età dai 18, dai 16 ai 30 anni, sia maschio che donna, non ha importanza, ma quella fascia lì, dai 16 ai 30 anni, 35 anni, quale argomento, quale nicchia potrei scegliere? Questo è non so, una cortesia che vi chiedo, se potete dirmi, se potete darmi qualche suggerimento. Detto questo, ragazzi, a domani, ciao a tutti, ciao ciao.